Domenica 29 settembre, un giorno storico per la storia della Ioasa Battery Grottazzolina, è il giorno del suo debutto nella Superlega, il livello più alto della pallavolo. Tra l'altro il campionato italiano è considerato uno dei migliori a livello europeo. E la Ioasa non si è fatta intimidire, anche se di fronte aveva Monza, finalista scudetto dell'anno scorso, con campioni come Wantoregna e Zaitsev, che sono rimasti ai box, ma questo significa solo che al ritorno sarà ancora più bello affrontarli. La risposta del pubblico non era scontata, lo sa bene la società, e invece il Palastrello ha risposto presente con oltre 2000 spettatori ed è solo la prima. Bisogna conoscersi, bisogna presentarsi, bisogna innamorarsi. Su questo dovrà lavorare la società passo passo, partita dopo partita, regalando quelle emozioni che gara 1 ha saputo dare. La Ioasa ha faticato, poi ha saputo riprendersi, sempre guidata in panchina da coach Ortensi, che non è sembrato emozionato tutto quello che ha provato, ma poi scritto sui social, qualche ora dopo, a mente fredda. Pensando ai singoli, hanno stupito sia Fedrizzi che Mattei, due che il piano alto l'avevano conosciuto, ma da qui erano usciti troppo presto. Invece, ieri hanno dimostrato entrambi che possono starci e starci da protagonisti. Non è un dettaglio, perché Ortensi ora ha le sue certezze. Bisogna aspettare un po' Antonov e anche Damianenko, però questa Ioasa Battery, che è un po' anziana di età, si saprà far valere.